ascoltando questo podcast è perché ti trovi davanti all'antico portale della settecentesca Villa Bagnasco, una delle tante ville che fino alla metà del secolo scorso punteggiavano il paesaggio della Conca d'Oro, il fertile e lussureggiante territorio che per secoli ha circondato il centro abitato di Palermo, guadagnandole l'appellativo di città felice. L'antica Conca Aurea era infatti caratterizzata da un territorio fertile e ricco di acque, protetto dai venti grazie alla corona di montagne che lo circondavano, e pertanto adatto allo sviluppo dell'agricoltura, in particolare degli agrumeti. La saggista Giulia Sommariva afferma nel suo libro Baie e ville di Palermo e dintorni che il termine oro che identifica la vallata è dovuto al colore delle arance rosseggianti che ricoprivano l'intero territorio. Di questa immagine paradisiaca oggi rimane molto poco. Durante il sacco di Palermo, infatti, a questa fiorente distesa di agrumeti si è sostituita una violenta espansione urbana, con un conseguente inquinamento delle acque dei fiumi, discariche e costruzioni abusive.